Abbiamo fatto una sorta di protesta, abbiamo srotolato uno striscione con scritto "io dico no" fuori dal balcone qui del consiglio comunale. Subito è arrivato un consigliere del PD che ci ha intimato di toglierlo, o avrebbe chiamato le autorità, e noi l'abbiamo tolto perché noi siamo comunque ligi alla, insomma, alla legalità e tutto al rispetto delle regole, però la nostra esternazione politica la volevamo fare e l'abbiamo fatta. Onore avere qui 5 parlamentari del Movimento 5 Stelle, una manifestazione, insomma un evento dove sono state spiegate le ragioni del no alla riforma costituzionale, molto partecipato, salone comunale pieno che qui a Forlì insomma è molto difficile. Questa è la prima volta che vengo a Forlì e ho trovato una calda accoglienza e una sala piena. Devo dire che è una rarità, soprattutto al nord, avere delle sale così piene. C'è stata partecipazione, sono stati degli ottimi interventi che si sono bene integrati all'interno della giornata, c'è niente interventi fotocopia. Ho anche apprezzato il fatto che siano stati distribuiti dei fogliettini per la richiesta delle domande al pubblico, perché una delle cose più difficili è sempre che le persone vincano la timidezza, si alzino e facciano una domanda. Quindi anche questa è una cosa che funziona, per cui è un esperimento da ripetere. E poi la cosa bella è che non è stata una serata, una giornata ideologica, è stata una giornata di pura informazione. Tutto quello che è stato detto è reperibile sia nel testo della revisione costituzionale che in tutti i commenti che ne sono stati fatti, quindi il cittadino ha tutte le possibilità di potersi informare anche ascoltando il video di questa sedendo di questa giornata, per cercare di farsi un'opinione informata, perché quello che noi interessa è che le persone votino in modo informato, non che votino perché noi gli diciamo di votare no o perché qualcun altro gli dice di votare sì. Giornata splendida, spero e speriamo che avendo portato questi ragazzi, i nostri portavoce in Senato, in Parlamento, di aver convinto qualcuno in più a votare no, perché è molto importante. Venite a aiutarci a Forlì, che ne abbiamo bisogno, più siamo e più riusciamo a cambiare le cose. Grazie.